Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Siamo giunti al culmine della dal festa del santuario diocesano Maria Santissima dei Miracoli di Mussomeli. Va ora in onda la solenne concelebrazione presieduta dal rettore Don Ignazio Carruba. Le grazie versate in questi giorni, quante confessioni, quante comunioni, quanta preghiera, e per quelli che verranno ancora. Abbiamo fame e sete di te, Signore. Grazie per averci dato una mamma così grande, Maria, che festeggiamo in questa solennità della sua natività. Questa santa messa viene offerta secondo queste intenzioni per Calafiore Giuseppe, Titina Maniscalco e amico Vincenzo, famiglia Puntrello Vincenzo, defunti della famiglia Spoto Vincenzo, nobile Gaspare e Messina Grazia, per la defunta Suor Maria Stella Lombardo, per la mamma del nostro Vescovo. E adesso presenteremo al Tempio il piccolo Vincenzo Maria Genco. Dio, Padre onnipotente, fonte di ogni benedizione, provvido custode dei piccoli, che arricchisce e allieti la vita coniugale con il dono dei figli, guarda con bontà questo bambino che attende di rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Accoglilo fin da ora nel tuo popolo, perché ricevendo il dono del battesimo diventi partecipi del tuo regno e insieme con noi impari a benedirti nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Riconosciamoci peccatori. Confesso Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
ai tesori della tua infinita misericordia, poiché la maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della sua natività, ci faccia crescere nell'unità e nella pace per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Seduti ascoltiamo la parola di Dio, due lettrici, per la prima il Salmo e la seconda lettura. Approfitto per salutare tutti i mussumulesi nel mondo, in quanto abbiamo la diretta streaming dovuta fatta da Magazze, e così anche tutti gli ammalati che ci seguono da casa. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Dal libro del profeta Michea, così dice il Signore: e tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quanto colei che deve partorire partorirà. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra, e tale sarà la pace. Parola di Dio. Il Signore. Thank you.
la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Parola di Dio. Secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi.
Parola del Signore. Ribadisco ancora il mio saluto agli ammalati, agli emigrati nel mondo, ai mussumulesi nel mondo, che ci seguono grazie alla diretta streaming di Castello Incantato e Magazze. Un saluto a tutti voi, ma un saluto a tutti coloro i quali siete qui. Il saluto liturgico che il sacerdote in persona Cristi dà all'inizio della messa. È stato dato la grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e dello Spirito Santo sia con voi. Avete risposto tutti e con il tuo Spirito. Significa che viviamo nella pienezza dello Spirito di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Viviamo nella grazia e nella pace, o vorremmo viverci. Questa festa della Madonna dei Miracoli, dopo quasi 500 anni, che si festeggia in questa cittadina, cosa ci dice ancora oggi? Cosa ci vuol dire il Signore attraverso Maria, madre sua e madre nostra, nella solennità della Natività di Maria? Quale messaggio il Signore ci vuole dare attraverso di lei? E beh, quest'anno il messaggio che avremmo voluto sottolineare, che sottolineo, è questo: Maria, regina del focolare, è madre della famiglia. E sì, abbiamo letto la nascita di Gesù, la genealogia, come avvenne la nascita di Gesù, e l'Evangelista ci descrive la santa famiglia di Gesù, Giuseppe, Maria. La centralità è in Cristo. Maria e Giuseppe ci portano a Cristo. La nostra Signora e Patrona ci porta a Cristo per vivere Cristo lì dove viviamo noi, in questo caso la famiglia. Ne abbiamo sentite di cotte e di crude sulla famiglia in questi ultimi tempi. L'ideologia gender che tenta a sventrare la famiglia umana, cristiana, fatto da uomo e donna, maschio e femmina li creò e disse: siate fecondi e moltiplicatevi, per vivere non solo la propria sponsalità nel grande sacramento del matrimonio, ciò che Dio unisce l'uomo non osi separare, ma per vivere anche la propria genitorialità di padri e di madri. Noi cristiani dobbiamo vivere questo tipo di famiglia
È questo che ci propone Maria oggi, nell'essere madre del figlio suo Gesù, e che ce lo dona. Siamo cristiani? Siamo cattolici? Difendiamo la famiglia cristiana. Uno non vuole essere razzista e neanche si vuol porre contro la natura dell'uomo, la natura deviata forse, ma la famiglia è fatta da uomini e donne. Non ci può essere, non ci possono essere due donne, non ci possono essere due papà ad accudire un bambino o una bambina. La famiglia cristiana è fatta così come ci viene presentata nel Vangelo: Gesù, Giuseppe, Maria. E la mamma ha un ruolo insostituibile. Nessuna mamma può dare al proprio bambino, al proprio figlio, quello che la mamma stessa ha ricevuto da Dio: il suo latte materno, il suo calore, il suo odore. Nessun papà può dare al suo figlio ciò che ha ricevuto da Dio: il suo essere padre, appunto, il suo essere custode della famiglia. Quante famiglie oggi vivono da famiglie cristiane, cioè timorate da Dio? Quante famiglie fanno crescere i propri figli in età, sapienza e grazia? Non togliamo, non prendiamo solo in considerazione l'età, il cronos, il tempo passa, tutti cresciamo. La sapienza che viene da Dio, che fa gustare le cose di Dio, la grazia che viene da Dio, ma che dobbiamo andarcela a trovare questa grazia, e questa grazia scaturisce dalla fonte di salvezza che è Cristo, i sacramenti, l'Eucarestia, la confessione, la preghiera. Non possiamo prescindere da Dio per mantenere unita la famiglia. Non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di Maria, non ho bisogno dei santi. Ma chi l'ha detto? Una famiglia cristiana radica le sue origini sulla fonte dell'amore che è Cristo. Una famiglia cristiana prende come modello e immagine di madre e di padre Giuseppe e Maria. E che facevano Giuseppe e Maria? Come vivevano il loro essere di Dio, il compiere la volontà di Dio? Vivevano nell'amore e nell'umiltà, nel perdono reciproco e nella comunione. Quante famiglie oggi si dicono cristiane ma vivono da separati in casa? Perché non c'è umiltà, non c'è la capacità di chiedersi: ho sbagliato, perdonami. Non c'è più dialogo. Non si sta più insieme, manca tavola, non si dialoga più, non ci si guarda più negli occhi, l'occhio è lo specchio dell'anima, non ci si chiede più: come stai, cosa fai, come va? Uno, nessuno, 100.000, diceva qualcuno, anche nelle famiglie. E poi le famiglie vanno a rotoli. Come si vive la propria sponsalità? Come si vive la propria genitorialità? Si ha questa responsabilità nei confronti dei propri figli o si lasciano allo sbaraglio? È arrivato questo bambino per noi, mamma, che disgrazia, come dobbiamo fare?
E allora lo si incomincia a lasciare ai suoceri, si incomincia a lasciare ai genitori, lo si porta alla ludoteca, lo si porta a destra, lo si porta a manca, il bimbo diventa un oggetto. E poi come cresce? Nel periodo critico della sua vita, dell'adolescenza, come una canna al vento, va cercando affetto altrove, a destra, a sinistra, e poi si piangono i figli. Dobbiamo chiedere alla Vergine Santa il dono di poter essere ancorati nella coerenza di vita, sostenere la famiglia come piccola chiesa domestica. I vescovi, il Papa si riuniscono proprio per sostenere, parlare della famiglia, pregare per la famiglia cristiana. E noi qui come viviamo questo atteggiamento dinanzi alla famiglia che ci viene mostrata oggi nella parola di Dio in questa grande solennità? Vivo il compito di papà, vivo il compito di madre. Si è sposi realmente? O si continua a peccare di adulterio? Tanto che ci fa, tanto che male c'è, il relativismo porta a fare tutto. Tanto sempre pasta a forno si deve mangiare, vero? Oggi è stata grande festa, si è mangiata pasta a forno nelle case, i piatti succulenti, ma ogni tanto ci vuole un po' di menestra, vero? Tanto che male c'è. Il fatto stesso di dire che male c'è già è un male. La Vergine Santa questo oggi ci dice e ci richiama a vivere nell'unità, nella pace. Tu famiglia, dicevo, piccola chiesa domestica, sei tu che devi insegnare a tuo marito e viceversa, tu marito a tua moglie, ad amarvi, come dice Papa Francesco, a perdonarvi, a chiedervi per favore, posso, grazie. Chi dice più grazie? Chi lo dice? Una cosa è dovuta. C'è chi ragiona, me la fa fare grazie ma da dire, si dice così. Deve avere per forza e per giunta uno deve dire grazie. Dire grazie. No, grazie non si dice, si dice invece grazie per il dono che mi hai fatto, grazie per il sorriso che mi hai dato, grazie perché hai avuto comprensione, grazie, dire grazie, saper chiedere, non sono cose elementari, ma sono cose basilari che valgono per il bambino di un anno e per l'uomo che ha 100 anni, per tutti. Questo ci chiede Maria. Vogliamo pregare per la famiglia allora. Se crolla la famiglia, crolla tutto. Chi guiderà i figli? Chi educherà i figli? Chi creerà le coscienze? Chi farà capire che una cosa è giusta o sbagliata? Chi ascolterà i propri figli? Volete che li ascoltino gli ubriachi, i drogati? Volete che li ascoltino i giocatori di azzardo? Un cieco non può guidare un altro cieco. Bisogna aiutare anche quelli, certo. Il papà e la mamma hanno un ruolo insostituibile. Allora chiediamo alla Madonna questa sera, Madre Santissima dei miracoli, tu che in questo luogo, in questa città e non solo, hai operato e continua a operare prodigi, benedici tutte le famiglie della città di Mussomeli, del circondario, di tutta la Sicilia, dell'Italia, del mondo intero. Fa che sull'esempio della Sacra Famiglia di Nazareth possano vivere il timor di Dio, principio di ogni sapienza. Ce l'abbiamo scritto qui a Mussomeli, arrugginito, e sta sul muro, lì, messo bello di fronte alla banca dei Parrini, come si suol dire. Ma non può stare affisso lì il timor di Dio. Il timor di Dio.
timor di Dio deve essere vissuto dentro il nostro cuore. Timor di Dio, che non significa avere paura di Dio, ma amare Dio, rispettare Dio, vivere con Dio. E chiudo. Siamo figli nel figlio Gesù. La Vergine Maria con la sua nascita ha permesso che il Salvatore venisse al mondo. Siamo cristiani, cattolici, lo professiamo con la bocca, ma viviamolo con il cuore. Che ci mettiamo ad avvicinarci al Signore? Cosa ci costa chiedere perdono, Signore, dei miei peccati? Cosa ci costa chiedere la soluzione al sacerdote? Cosa ci costa santificare, avvicinarci all'Eucarestia, la domenica, giorno del Signore? Per tutto troviamo tempo, tranne per questo. Cosa ci costa dialogare con Dio? Lo cerchiamo soltanto quando abbiamo bisogno o sempre? Impariamo a vivere con il Signore, a vivere con Maria. Ma che non diventi un'abitudine perché ci è stata detta o perché ci è stata insegnata, ma diventi una necessità. Senza Cristo, senza Maria, non posso vivere. Signore, aumenta la nostra fede verso di te. Maria, intercedi presso il Figlio tuo e abbracciaci, custodiscici sotto il tuo manto materno. Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi e facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio. Cristo è dall'eternità il figlio di Dio e nel tempo è figlio di Abramo e di Davide e quindi figlio dell'uomo. Nel suo nome il solo che salva e per i suoi meriti, unica nostra ricchezza, possiamo presentare al Padre le nostre invocazioni. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Dio fedele. La nascita di Maria è il primo chiarore che lascia presagire ormai vicino l'avvento del sole di giustizia che è Cristo, perché la nostra devozione alla Madonna ci porti sempre più vicino al Salvatore, preghiamo. Dio da sempre aveva stabilito per la Vergine un disegno di santità e di gloria, perché ciascuno di noi si sente oggetto di eterne e continue attenzione divina, e preghiamo. Uomini e donne, santi e peccatori,
ebrei e gentili, re e popolani, hanno portato il loro contributo alla nascita di Cristo. Perché ciascuno di noi si senta atteso e responsabile nel dilatare il suo regno nel mondo, preghiamo. Tutta la vita di Maria è stata una scendere di perfezione in perfezione, perché anche la nostra scorra nel solco di un impegno crescente nel campo della virtù, preghiamo. E deponiamo sull'altare che è Cristo tutte le nostre intenzioni particolari. O Dio della vita e della santità, che nella Beata Vergine Maria hai offerto all'umanità una creatura ricca di virtù e di grazia, guarda con benevolenza le nostre debolezze e donaci di nutrire verso di lei una devozione illuminata ed edificante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Padre, e l'immenso amore del tuo unico Figlio che, nascendo dalla Vergine, non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa, ti renda gradito il nostro sacrificio, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo Signore. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della beata sempre Vergine Maria, Madre dei miracoli. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Amen.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un sol corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un gesto di pace. Thank you.
invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, oh Signore.
preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Signore, rinnovata da questi santi misteri, nel ricordo della Natività di Maria Vergine, speranza e aurora di salvezza al mondo intero, per Cristo nostro Signore. E prima di ricevere la triplice benedizione solenne, volevo ricordare che seguirà la processione della nostra Madonna dei Miracoli insieme alla Madonna Bambina per le vie della nostra città. L'ottava, la controttava continua, la festa continua, non è finita. E stasera saluteremo il padre predicatore domenicano, padre Enrico Arata, che ha predicato la prima ottava. Domani mattina la messa alle 8:30 regolarmente, non in cripta ma qui su, perché la Madonna è scesa in mezzo al suo popolo, così per tutta la settimana. La sera alle 19:30, ogni sera ci sarà una categoria appartenente alla città, che lavora nella città, che vive per la città. Domani sarà la giornata degli sportivi e sarà una settimana alla presenza di un altro predicatore domenicano che è stato qui, mi pare, 7-8 anni fa, padre Giuseppe Damigella, è siciliano lui. Ecco, accogliamo questi predicatori come dono di grazia, e il Signore che con il suo passaggio, ecco, ci parla attraverso la sua parola. Inchinate il capo per la benedizione solenne. Dio misericordioso, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine Maria, arredendo il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la solennità della nostra Signora e Patrona, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Bella Madonna.